Bentrovati amici di Globus Television da Edoardo Barbera, siamo a Torre del Grifo Village e tra pochissimo la prima conferenza stampa di presentazione dei nuovi arrivati del calcio Catania per questa stagione sportiva 2019-2020. Quest'oggi il Catania presenterà il portiere Jacopo Furlan, arrivato dal Catanzaro, e il nuovo centrocampista Nana Welbeck. Tra pochissimo le parole dei protagonisti in conferenza stampa. Tutti benvenuti. E siamo qua per l'inizio della presentazione di tutti i nostri nuovi acquisti, chiaramente in ordine di arrivo. Oggi presentiamo il primo arrivo in assoluto, che è il portiere Jacopo Furlan. Diciamo che è arrivato qua con un anno di ritardo, perché già lo scorso anno, quando si pensava che il Catania potesse avere una sua collocazione in B, già eravamo quasi d'accordo affinché lui venisse qua. È venuto con un anno di ritardo, va bene così, siamo contenti che sia con noi. E poi, in ordine proprio di tempo di arrivo, il secondo è Nana Welbeck. Diciamo che calciatore solo nato all'estero, ma praticamente vissuto in Italia, anche se negli ultimi anni ha giocato in diversi paesi europei, ma è cresciuto in due settori giovanili per eccellenza nostri. È cresciuto a Brescia, debuttando anche in Serie A. Allora il Brescia era in Serie A, no? In Serie A, e poi è stato un anno all'Atalanta prima di fare la sua passeggiata estera. Ora è ritornato in Italia. Anche per lui siamo contenti di averlo e ci auguriamo possa dare il suo apporto notevole alla nostra causa. Detto questo, io passerei subito la parola ai due calciatori nostri per una breve presentazione personale e poi lasciamo a voi la possibilità di fare le domande. Prima Jacopo Furlan. Intanto buonasera a tutti, buongiorno, buonasera, insomma, dipende dall'interpretazione. E niente, come ha detto il direttore, sono arrivato con un annetto di ritardo rispetto alle previsioni, anche alle mie speranze, però insomma, fortunatamente quest'anno c'è stata di nuovo questa opportunità ed è stata colta al volo. Niente che dire, sono stato il primo acquisto, come ha detto il direttore, a rimarcare il fatto, insomma, della fiducia nei miei confronti, e non c'è stato molto su cui pensare, onestamente. Qualche domanda? Ora poi la facciamo fare, prima facciamo la Rannana e poi via. Ciao a tutti, io sono Nana Addo Welbeck Maseko. Sono ghanese, italo-ghanese per dire tutto, e sono venuto in Italia nel 2003, poi ho fatto 10 anni prima di andare all'estero, quindi mi considero diciamo pienamente anche italiano, e ringrazio la società per avermi dato questa opportunità, e niente, cercherò di dare il massimo e di rispettare quelli che sono i nostri obiettivi. Perché noi stesso abbiamo letto sui social, sui giornali, che chiaramente all'oscuro di tutto tiravano fuori notizie di tutti i tipi. Salvatore Monico noi l'abbiamo trattato con il Perugia, lui ha una situazione particolare con il Perugia, il giocatore ha dimostrato sempre il gradimento per venire qua, salvo poi
appena andare in ritiro col Perugia e davanti alle richieste di Oddo di poter rimanere là, fare un passo indietro. E poi c'è stata la manifestazione dei tifosi e quindi lui è stato costretto a ritornare sui suoi passi e noi siamo rimasti ancora a trattarlo, nonostante tutto. E l'abbiamo trattato, mi sono incontrato anche col presidente Santo Padre, che era disposto a venire incontro al ragazzo ed era una cosa che riguardava il ragazzo e il Perugia, non certamente noi. Noi gli abbiamo fatto una proposta di contratto che il giocatore ha ritenuto di non accettare. Quindi, al di là delle fantasie, al di là al solito di tutto quello che scriviamo all'impazzata, la storia è questa, serena, senza nessunissimo tipo di altro discorso. Poi chi vuole specularci, chi vuole mettere l'accento forzato su questa situazione, che tra l'altro è una situazione che non c'ha né capo e né coda, perché Salvatore Monaco non è mai stato nel Catania, perché tutto questo amore per il Catania non l'ha dimostrato. Poi non so nemmeno da dove gli sarebbe venuto fuori tutto questo amore, solo perché il padre ha giocato nel Catania, mi sembra un po' difficile, ma non l'ha dimostrato, perché gli abbiamo fatto un'offerta economica per le nostre possibilità congrua, evidentemente lui ha deciso di accettare altre situazioni. Noi, siccome una società organizzata, una buona società, non rimane ferma in un unico obiettivo, vuol dire che morto un papa, noi abbiamo puntato decisamente su altri discorsi che contiamo di chiudere a momento. Questa è la storia di Monaco. Se poi qualcuno vuole fare poesia, come ho letto in tanti giornali, serve soltanto, come si suol dire dalle nostre parti, a fare delle polpette che non corrispondono assolutamente a quella che è la verità. Buongiorno a tutti, nuovo Edoardo Barbera, Globus Television. Una domanda per Jacopo Furlan. Intanto vorrei chiederti, rispetto a mister Auteri, che differenze stai trovando con mister Camplone? Vabbè, sono due allenatori diversi che però fanno del gioco il loro punto di forza. Poi per il resto penso sia prematuro parlare, insomma, siamo in ritiro da 20 giorni, quindi faccio fatica anche a esprimermi adesso. A Nana Welbeck invece vorrei domandare, torni in Italia dopo anni all'estero, cosa ti porti dall'esperienza, tra virgolette, dell'est europeo? Allora, intanto sì, ho fatto 5 anni all'estero, allora intanto dalla Danimarca, perché sono stato in Danimarca, ha portato un po' di aggressività, corsa, da altri paesi portato, diciamo, ho giocato anche di più, quindi più esperienza, che mi mancava appunto nella giovanile del Brescia e di quando sono stato in Serie A e Serie B. E quindi più queste due caratteristiche mi porto dietro e spero faccia bene insieme a tutte le caratteristiche che hanno i miei compagni, insomma. Grazie. Ultima domanda solo per il direttore, vorrei chiedere, il Catania ora domenica giocherà col Fanfulla in Coppa Italia, ma che importanza avrà quest'anno la Coppa Italia, perlomeno quella principale rispetto a quella di Serie C per il Catania, cioè l'importanza della competizione per voi? È una partita di calcio ufficiale, quindi le partite di calcio ufficiale sono tutte importanti. Come l'anno scorso, noi l'affronteremo questa prima partita di Coppa senza i nuovi, perché sapete, l'abbiamo spiegata l'anno scorso, no? C'è il termine dell'8 agosto per la ratifica di tutti i contratti, quindi di conseguenza dobbiamo necessariamente aspettare l'8 e quindi è un'occasione per
quelli vecchi, di ritornare sul campo e salutare la propria gente, e diversi giovani nostri che abbiamo aggregato alla prima squadra e che si sono ben comportati, di farsi vedere. È un'opportunità che va affrontata al meglio delle proprie possibilità, delle possibilità attuali. Fare delle puntualizzazioni, no? Intanto, per quanto concerne la campagna abbonamenti, dopo 16 giorni abbiamo toccato quota 2.246, che rispetto al 2018 significa 258 abbonati in meno, quindi abbastanza esiguo. Si può dire che stiamo mantenendo i ritmi degli scorsi anni. A tutti coloro i quali si sono già abbonati va il ringraziamento sentito da parte della società per aver ribadito la loro fiducia nella loro squadra, e quindi il pensiero che venderemo cara la pelle per cercare di portare avanti al meglio quello che è il nostro obiettivo. Volevo anche ricordare, per quanto concerne la campagna abbonamenti, che l'esercizio del diritto di prelazione può avvenire fino a giovedì 1 agosto, mentre per il cambio posto abbiamo il 2 e il 3 di agosto, venerdì e sabato, che tra l'altro è anche il termine ultimo per poter usufruire del, vogliamo chiamarlo, dello sconto per quanto attiene il discorso abbonati dello scorso anno. Per quanto concerne la sottoscrizione online riservata agli abbonati fino al 3 agosto, da lunedì 5 agosto la vendita sarà libera anche online. Volevo anche fare una puntualizzazione, sempre perché brancolando nel buio non si sapeva esattamente quello che si devono riempire i giornali, e noi abbiamo letto tante bellezze, tante cose, uno show continuo inventato da parte specialmente di qualcuno che avanti negli anni non riesce più a connettere e ne tira fuori di ogni. Domani noi giocheremo la partita, la seconda partita amichevole contro il Licata al campo 2, ma non la giocheremo al campo 2 per come è stato presentato sui giornali, perché i social eccetera eccetera avevano manifestato il dispiacere, il dissenso dei tifosi. No, assolutamente. I campi devono essere pronti. Oggi, con oggi pomeriggio, il campo 1 verrà chiuso e il campo 2 verrà aperto per lavori di manutenzione. Noi, la manutenzione è una cosa importante, e la manutenzione è sopra determinate questioni logistiche. Quindi era da programma che il 2 noi avremmo potuto completare certi discorsi, e di conseguenza, una volta completata, è normale che la partita si vedrà da parte di tutti. Colgo l'occasione che la tribuna, per riferire che la tribuna può ospitare fino a 1200 e qualche cosa, giusto? 1300. Il mio responsabile della comunicazione è molto più bravo di me a puntualizzare le cose. Di conseguenza ci andiamo al campo 2, facciamo la partita, non ci sono state né spinte né noi... proseguiamo dritti per quella che è la nostra il lavoro. Un'altra cosa importante,
colgo l'occasione per annunciare, anche se magari da parte Cagliari è stata già annunciata, per annunciare che il 9 di agosto in notturna alle 20:30 al Massimino ci sarà un amichevole di lusso contro il Cagliari, Serie A. È una maniera come un'altra per far respirare alla nostra gente l'aria della Serie A e per accogliere un allenatore che ha fatto direi anche bene qui a Catania, che è Maran. È un momento di ricongiungimento da parte di tutti e mi auguro che lo stadio Massimino possa accogliere il Cagliari e la propria squadra nel proprio fulgore più pieno. Prevendita per quanto concerne i biglietti Catania Fanfulla. Dalle ore 15 di oggi parte la prevendita. I biglietti hanno gli stessissimi prezzi dello scorso anno, e cioè 5 euro le curve, 10 euro la tribuna B, 20 euro la tribuna A e 40 euro la tribuna Elite. Chiaramente anche il settore ospiti avrà lo stesso prezzo delle nostre curve, che è 5 euro. Giusto? Ah? Un libro stampato, eh? Ora chi è che non sa scrivere? Come ho parlato piano piano, come un vecchietto, cosa, eh? Ha dovuto scrivere per forza bene. Non ho sbagliato niente, i vecchietti stanno altrove. Un'altra cosa importante, e questo perché è giusto menzionare questo. Catania sarà lo scenario di due manifestazioni internazionali importanti. Dopo anni portiamo una nazionale al Massimino per ben due eventi. Avremo la nazionale Under 21 che il 6 di settembre giocherà con la Moldavia in una partita amichevole, e anche in quell'occasione sarebbe una bellissima risposta avere lo stadio pienissimo, magari tinto di colore azzurro e rosso azzurro. E la stessa nazionale Under 21 poi disputerà a novembre la prima partita di qualificazione agli europei contro l'Armenia qui a Catania. Quindi sono due date importanti dove sono sicuro che la nostra gente risponderà con tutto il calore che ha dentro. Penso di aver terminato. Se non avete altre domande, vi lascio i due ragazzi per fare delle domande, delle ripresine così. E io vi saluto e vi ringrazio di essere stati presenti. Grazie a voi. Jacopo, arrivi a Catania, come è stato ribadito più di una volta, con un anno di ritardo. È stata una scelta molto voluta anche da parte tua, quella di vestire il rosso-azzurro. Sì, ovviamente, come già detto, mi sono trovato, insomma, sono andato a scadenza col Catanzaro e appena mi ha fatto l'offerta il Catania, insomma, non ho voluto attendere oltre. Ecco. Rispetto agli altri calciatori, voi portieri andate su allenamenti più individuali. Su cosa vi state basando principalmente in questa prima fase di precampionato, considerando che ancora il primo impegno ufficiale arriverà questo fine settimana? Beh, con la squadra, rispetto magari a qualche mia precedente esperienza, stiamo lavorando un pochino di più appunto con i piedi, con la squadra, perché il mister vuole un certo tipo di impostazione. Per quanto riguarda il lavoro col mister dei portieri, insomma, molto bravo, molto preparato, mi sto trovando molto bene, insomma, si lavora. La prima di campionato sarà ad Avellino, già una gara molto ostica all'esordio? Sì, indubbiamente andiamo subito in uno stadio caldo sia per il pubblico che,
credo anche per la temperatura, perché insomma 25 agosto, e, però insomma secondo me può essere solo di buon auspicio una partenza così insomma calda e anche provante. Nana, allora, come possiamo dire, è stata voluta questa scelta di vestire il rosso-azzurro da parte tua dopo molti anni all'estero? Allora, sì, ho avuto, dopo il periodo in cui sono stato all'estero, ho avuto diverse offerte, però quella concreta è da come mi hanno accolto la dirigenza e da come mi hanno parlato anche della società, mi volevano proprio definitivamente, quindi sono rientrato e anche sono contento di rientrare, e quello è stato il primo obiettivo. E, mi dicevi prima in conferenza stampa che dalla Scandinavia ti sei portato comunque molta cattiveria in campo, e dalla Bosnia invece che cosa ti sei portato? Allora, un po' amalgamato tutte e due, perché tutti gli aspetti e le caratteristiche che ho perfezionato, diciamo, portato anche esperienze, quindi lì ho un po' fatto vedere proprio a pieno quello che è, diciamo, una maturità calcistica, quindi mettendo insieme tutto e di giocarmene. Ci vorrà davvero tanto per conquistarsi una maglia da titolare in questa squadra? Allora, non lo so, io darò il mio massimo, quello che è la prima cosa che posso dare, perché ho della qualità della squadra, dei giocatori che ho davanti, e ovviamente cercherò di dare quello che ho nel mio bagaglio, e si vedrà insomma in campo. Amici di Globus Television, avete sentito le parole dei primi due acquisti rossazzurri per questa stagione sportiva 2019-2020 per il campionato di Serie C Girone C. Per la compagine etnea presentati dunque oggi Furlan e Nana Welbeck, il portiere che prenderà rispettivamente il posto di Pisseri tra i pali rossazzurri, è un centrocampista che sicuramente andrà a dare manforte a questa linea di centrocampo che la scorsa stagione ha peccato in alcuni momenti del campionato. Con questo noi possiamo chiudere, da Torre del Grifo è tutto, e da parte di Edoardo Barbera buona continuazione con i programmi di Globus Television.